si parte dai Rolling Stones a Roma, che sarà anche un grande evento, ma a me mi mette un malinconico. Anche a me tanto, lei. Li vedi questi sembra, vecchi, esatto, con sembra, quelle rughe lì che cantano. Quando la mia mamma fa balla la samba a montagna alla scena dell'ultimo dell'anno. Fa che fa, bene. Sì, ma che fai, fa quando fa le fighe a 80 anni. È così Rolling Stone, è vero? Sì, a me fanno pena, veramente. Guarda, saranno anche bravi, bravissimi. Ma poi a me non mi piaceva neanche più, mi piaceva più Michele che cantava anche a me. Se mi vuoi lasciare. Anche a me, ma quelli erano dei nostri tempi. I giganti. I giganti. A me Rolling Stones non mi sono mai piaciuti. Mai. Mi piaceva più Beatles. Sì, era un po' più per il Paul McCartney, ne avresti sganciata. Io ero piccina, avevo 78 anni. Ma che chiacchiere, non avevo sganciare. Da piccina eri arrapata. Comunque. Sicuro. Marino gli ha dato. Sì, guarda, che ha una dunque allora direbbe uno che guarda Marino, dice, a me mi sembra una faccia un pochino, posso dirlo, un po' da coglione. Mi sono innamorato di Marino. Ora te mi devi dire, c'ha un po' la faccia da cretino. Ora te mi devi dire se il Circo Massimo si deve affittare a neanche 8.000 euro. Quando ho sentito alla televisione che Mike Jagger, come cavolo si chiama, ha speso 14.000 euro a notte in una suite. Ma soprattutto quando un pedalò a riccione costa 8 euro all'ora, che sì, l'ho preso io. E poi quando questi ora andranno via, che c'è da ripulire tutto, risistemare, no, ogni cosa, chi li paga? Non c'è da ripulire. Ah no, chissà che. Ma che scherzo, c'è gente, che altro che scena di ruota. Sì. Ci sono due cose vergogna, che mi mettono tristezza. Cioè veramente a me questa oltre cosa quello di vedere i Rolling Stones, che ormai sono e il sindaco d'Arezzo mi mette tristezza. Perché? Perché il sindaco d'Arezzo, se non gli fa le foto, gira e rigira, ci deve sempre infilare il sindaco no, d'Arezzo. No, perché gli piace. Perché a lei o il sindaco d'Arezzo. E sta su quello. Ecco. Te lo dico sinceramente. Non perché ha dei capito, comportamenti che sono sprezzanti della popolazione, della normalità. Che ha combinato. Quindi ora sempre con quella faccia fa le foto, quella che il sorriso falso quanto. Ma lui quanto si chiama lapi, Fanfani, te lo sei dimenticato. Noi ci si chiama mica Fanfani. Pallino. Allora, venerdì sera c'era al quartiere di Porta del Foro l'investitura onoraria del rettore onorario Giancarlo Felici. Sì. Il sindaco doveva essere lì, come era la scena propiziatoria. Giusto. Non attese neanche che finisse la premiazione, si levò dai coglioni perché sembra che si fosse offeso perché non l'hanno fatto parlare. Ora io credo che casomai sarebbe stato educato da parte del sindaco aspettare l'investitura per congratularsi. Ma poi sicuramente l'avrebbero fatto parlare. Ora, mi pare che un quartiere, un rettore invita il sindaco e non lo fa parlare. Questo assolutamente non era possibile. Quindi magari ci voleva un tantino più di pazienza, perché sicuramente dopo l'investitura lui avrebbe, il sindaco avrebbe parlato e si sarebbe potuto anche congratulare con il quartiere, con il rettore. Quindi non credo assolutamente che chi è il rettore Scanappa, se non l'ha fatto, credo, che vuol dire che il sindaco è strano. Fregato, ho avuto paura. Sì. Tanto mi difendi te. Sì, per le querele mi difendi. Sì, appunto.